Pomeriggio, ben ritrovati con la nostra informazione. Questi principali argomenti di oggi. Il Consiglio di Stato promuove la consultazione popolare che chiederà ai cittadini di esprimersi circa lo stabilimento siderurgico, ma non solo. Taranto Futuro annuncia un referendum anche su Eni, cioè a mentire il nuovo ospedale tarantino. Si è tenuto presso la Camera di Commercio di Taranto il convegno nacionale sulla prevenzione dei rischi nella mobilità delle merci, riflettori puntati sui rischi del trasporto, sui nuovi regolamenti e sullo stato di ebbrezza e alterazione al volante. Fra barriere architettoniche, l'incuria dei cittadini e i mancati parcheggi per i non possessori di patente di guida, la vita in città dei portatori di handicap diventa sempre più complicata. Lo sfogo ai nostri microfoni di un'associazione di familiari. E infine allo sport, il Taranto vola in Piemonte per tornare a vincere dopo la sconfitta contro la Ternana e affronta la Pro Vercelli, squadra con 10 punti all'attivo in classifica. La sigla. Ancora un cordiale saluto a voi tutti, buon pomeriggio e buona domenica, ben ritrovati con la nostra informazione come sempre in diretta dai nostri studi. Partiamo con questa edizione del nostro TG parlando di ambiente, perché il Consiglio di Stato ha promosso la consultazione popolare che chiederà ai cittadini di esprimersi circa lo stabilimento siderurgico Ilva, ma non solo. Taranto Futuro ha annunciato un referendum anche su Eni, Cementir e il nuovo ospedale tarantino. Sentiamo. I tarantini potrebbero essere presto chiamati a pronunciarsi anche sulla chiusura di Eni, Cementir e sulla costruzione di un ospedale pubblico con polo oncologico. Il presidente del Comitato Taranto Futura, Nicola Russo, ha commentato così la decisione del Consiglio di Stato di riaprire la strada al referendum sulla chiusura dello stabilimento Ilva. Russo, insieme all'avvocato Giuseppe Carlucci, che ha difeso le ragioni del Comitato referendario davanti al Consiglio di Stato, ha spiegato che il referendum non punta alla chiusura immediata dell'Ilva, ma l'apertura di un tavolo di trattativa con l'azienda per pensare a un futuro nel quale, spostando la produzione di acciaio in altri luoghi, si possano bonificare e riconvertire le aree occupate dall'industria con attività lavorative ecocompatibili e garanzie per gli operai. Noi appelliamo la sentenza del TAR Lecce contro la CGIL, la CISL, la Confindustria e l'Ilva, ritenendoci in piena ragione. Il Consiglio di Stato in effetti ci ha dato ragione e quindi il referendum sull'Ilva si farà. Allo Stato le firme sono regolari e a giorni, quando avremo la sentenza, presenteremo l'istanza al sindaco per far indire il referendum sull'Ilva. È stata una grande vittoria, però tengo a precisare che col referendum Ilva l'azienda non chiude, l'industria non chiude il giorno dopo. Il referendum serve per stimolare la classe dirigente a studiare un'alternativa dal punto di vista economico. Il referendum richiede sempre la garanzia occupazionale. È chiaro che non chiude l'Ilva se non vengono tutelati i posti di lavoro, ma ripeto, noi abbiamo dei progetti per sopperire a questa evenienza, ma ripeto, non chiude l'Ilva se prima non si trova l'alternativa di lavoro ai lavoratori dell'Ilva stessa. Quindi devono stare calmi alcuni, soprattutto i sindacati, perché noi non vogliamo il male della città, come contrariamente invece lo vuole lo vogliono alcuni settori della società tarantina. Noi vogliamo il referendum per cambiare le cose, dobbiamo mandare a casa questa politica servile proprio per ricambiare la classe dirigente. La cronaca politico-amministrativa, torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Taranto, ma non mancano le polemiche già alla vigilia. Se non sarà il 17, dovrà essere due giorni dopo, ovvero il 19. Di che parliamo? Dell'approvazione del riequilibrio di bilancio, sulla cui definizione è chiamato ad esprimersi il Consiglio Comunale di Taranto, già convocato per il prossimo lunedì. Inizio previsto per le ore 14. E la legge del resto ha dettato i tempi all'amministrazione Stefano. Il riequilibrio va predisposto entro il 30 di settembre. Superata tale data, sono concessi ulteriori 20 giorni perché le operazioni vengano portate a termine, evitando così una diffida che proverrebbe direttamente dalla prefettura. La legge è ancora più esplicita
esplicita prevedendo che dopo la diffida sono concessi ulteriori 10 giorni. Proroghe non sono consentite. Ma per arrivare al riequilibrio servono i numeri e le ultime vicende afferenti la cronaca amministrativa hanno dimostrato quanto gli stessi siano incerti e traballanti. In mezzo il conflitto oramai non proprio latente tra il primo cittadino e parte dei democratici, tra 9 giorni a congresso. Ma andiamo con ordine, per evitare figuracce e quindi la venuta meno del numero legale sul più bello, come è avvenuto 2 settimane or sono, la maggioranza ha programmato una riunione preventiva al Consiglio Comunale. Obiettivo: effettuare una conta dei presenti e sondare le inclinazioni di ciascun partito e di ciascun componente della massima assise cittadina. A dire il vero, questa è già la seconda riunione convocata. La prima ha visto la partecipazione di appena 8 consiglieri, presenti Basile, Esposto, Rusciano, Cosa, Brunetti, Di Gregorio e Blè, oltre al presidente del Consiglio, Gina Lupo. Lunedì, come detto, si cercherà di capire chi saranno i franchi tiratori. 2 assenze appaiono piuttosto scontate, è difficile dire chi resterà seduto sino alla fine. La maggioranza deve affrontare la grana Basile. L'avvocato, infatti, con estrema franchezza ha annunciato di non voler votare per dissidi con l'amministrazione scaturiti dall'affare Soget. La situazione è rovente, l'opposizione non ci sta a votare al buio o vuole discutere i provvedimenti per poi pronunciarsi contro il riequilibrio. Che si possa rinviare il tutto a mercoledì 19 è tutt'altro che improbabile, ma poi non ci saranno più margini di manovra e da via Anfiteatro scatterà una diffida per il mancato rispetto dei tempi in materia. La cronaca, rapina violenta ieri mattina a Taranto. Un uomo di 70 anni, padre del titolare di un garage ubicato fra via Crispi e viale Virgilio, è rimasto ferito all'addome durante una rapina avvenuta intorno alle 6:30 all'interno dell'attività di famiglia. L'uomo aveva aperto da poco le saracinesche quando alla porta si è presentato un individuo con il volto coperto da una maschera che lo ha minacciato con un coltello. È nata subito una colluttazione durante la quale è partito un fendente che lo ha raggiunto un fianco. Dopo avergli ferito la vittima, il malfattore è riuscito a sottrargli 700 euro dal portafogli ed è scappato. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri di Taranto che, dopo aver ascoltato il settantenne, hanno avviato le indagini e controllato le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, grazie alle quali si sta ricostruendo il colpo. Del rapinatore è stato stilato un primo identikit. Si tratta di un uomo intorno ai 30 anni, probabilmente tarantino dato il suo accento, di media corporatura. Il ferito si trova attualmente al Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato operato. Le sue condizioni sono gravi, ma non si trova in pericolo di vita. E si è tenuto presso la Camera di Commercio di Taranto il convegno nazionale sulla prevenzione dei rischi nella mobilità delle merci, riflettori puntati sui rischi del trasporto, sui nuovi regolamenti e sullo stato di ebbrezza e alterazione al volante. Si chiama Agreement for Transport of Dangerous Goods by Road, ma è sicuramente più conosciuto con l'acronimo ADR. Si tratta di un accordo europeo sul trasporto delle merci pericolose, sancito nel 1957 e recepito anche nel nostro paese. È stato questo pacchetto di norme l'argomento centrale attorno al quale è ruotato il convegno La prevenzione dei rischi nella mobilità delle merci. Un simposio che ha visto impegnati a vario titolo tutti i referenti della catena logistica e ha acceso i riflettori su quelle variabili che fanno del trasporto, inteso in tutte le sue forme, dunque gomma, ferro, aria, acqua, un segmento vastissimo e soprattutto bisognevole di regole all'interno del nostro sistema sociale ed economico. Questo è l'11° convegno nazionale che viene tenuto sul territorio di Taranto, notoriamente interessato dalle attività che si incrociano con la raffineria, con il porto, con l'Ilva, con la cementeria e altre imprese, per cui la sensibilità verso la sicurezza, verso l'ambiente, verso la salute è un percorso che abbiamo cominciato da diversi anni e stiamo portando avanti per realizzare quel miglioramento continuo che Confindustria tutta, ma in particolar modo la sezione trasporti e logistica, sta cercando di promuovere e di portare avanti con eccellenza. Quali sono le tutele da attuare in questo campo che al momento non ci sono e vanno introdotte? Noi come sindacati abbiamo ottenuto finalmente, ed è stato un grande risultato, la stipula del contratto che è avvenuto esattamente a gennaio di quest'anno. È un contratto che noi riteniamo di grandissima importanza perché è stato, diciamo, siglato da tutti i sindacati unitari, avendo anche una grande difficoltà, quella di confrontarsi con una controparte che è molto parcializzata. Purtroppo questo è un mondo difficile da seguire, perché ci sono
più di 25 aziende che si trovano dall'altra parte, quindi diventa molto difficoltoso riuscire a mettere in piedi una strategia che possa portare a una sicurezza sul mondo del lavoro. Il convegno ha anche affrontato lo scottante tema dello stato di ebbrezza di chi guida e dei comportamenti da assumere, specialmente per gli operatori della catena logistica, in casi di emergenza, incidenti o potenziali situazioni di rischio. È necessario, come sta avvenendo, un controllo tassativo per quelle attività lavorative a rischio, senza sottrarre a nessuno il diritto di essere curato, perché la tossicodipendenza, la dipendenza da sostanze tossiche, alcol e altre sostanze, può sicuramente essere inquadrato come malattia e quindi come tale va sottoposta ai tre cardini delle patologie, cioè l'eziopatogenesi, la cura e la riabilitazione. Noi al CERT facciamo le prime due fasi, la terza, quella riabilitativa e lavorativa, è molto più difficile. Gli aggiornamenti sul delitto di Avetrana. Sabrina Misseri ha chiesto di parlare, lo farà domani in udienza al Tribunale di Taranto assieme a Carmine Misseri, il fratello di Michele, imputato per concorso in soppressione di cadavere. A distanza di circa un anno dal suo arresto, la ragazza accusata dell'omicidio della cuginetta Sara ha lasciato intendere di essere disponibile a fornire la sua verità dei fatti. Per ora hanno invece scelto di tacere Cosima e Michele. Il giudice per l'udienza preliminare terrà due udienze a settimana a partire da domani, lunedì 17 ottobre, con l'obiettivo di chiudere la partita e leggere la decisione attorno al 3 novembre, in tempo per evitare la decorrenza dei termini di custodia cautelare proprio per Sabrina Misseri. E continuiamo con la politica, l'angolo di sensibilizzazione per il cittadino in centro città organizzato dal Movimento dei Popolari Liberali. Alcuni dei temi trattati: ambiente, rifiuti, randagismo e abbandono del territorio. Sentiamo. Ambiente, amianto, randagismo e canili, discariche a cielo aperto e rifiuti, incuria e abbandono del territorio. Sono questi i temi caldi della città che il Movimento dei Popolari Liberali, coordinati da Angelo Fiore, hanno messo in evidenza in centro cittadino. Fondamentale la sensibilizzazione dei cittadini affinché si rifletta sulla mala politica e su cosa andrebbe cambiato. Il Comitato Provinciale dei Popolari Liberali ha inteso iniziare con oggi una serie di manifestazioni di presenza sul territorio, nelle piazze e nelle vie cittadine, per rimarcare e ricordare quelli che sono i problemi della città, i problemi che attanagliano questa città, che questa amministrazione comunale in 4 anni non è stata in grado, o per meglio dire non ha voluto, risolvere. Si parla in questa città di inquinamento, si parla di abbandono sul territorio, si parla di discariche a cielo aperto, di abbandono completo del territorio, palazzi fatiscenti, strade squassate. Da oggi continueremo ad avere settimanalmente una presenza sul territorio, nelle piazze pubbliche, nelle vie di maggior scorrimento pedonale, per ricordare all'amministrazione comunale che deve rispettare questa città e deve impegnarsi non solo in periodo elettorale, ma sempre, a risolvere i problemi dei cittadini. E parliamo di disabilità. Fra barriere architettoniche, l'incuria dei cittadini e i mancati parcheggi per i non possessori di patenti di guida, la vita in città dei portatori di handicap diventa sempre più complicata. Lo sfogo ai nostri microfoni dell'associazione Ovunque Andrai. Come spesso abbiamo evidenziato nei nostri servizi, i disabili a Taranto purtroppo non hanno vita facile, non ce l'hanno neanche le loro famiglie. L'associazione Ovunque Andrai, un'associazione che si occupa di disabili e del sostegno soprattutto alle loro famiglie, ci ha evidenziato una brutta situazione, ovvero al momento ci troviamo in via Fiume e non c'è possibilità assoluta né di parcheggiare né di passare con la carrozzina per strada. Sì, è giusto, è quello che lei sta dicendo. Vogliamo evidenziare questo problema che riguarda tutte le famiglie che hanno una persona disabile che non ha una patente di guida, non possiede patente di guida, perché secondo l'ordinanza, una vecchia ordinanza del sindaco precedente a questa giunta, sono stati eliminati tutti i parcheggi per le persone con disabilità non possessori di patente di guida.
Quindi noi diciamo, consideriamo questa situazione una gravità e una discriminazione nei confronti di queste famiglie che hanno difficoltà ad uscire da casa, perché non trovare un parcheggio nelle vicinanze del domicilio diventa un problema e un dramma molto spesso, in quanto non abbiamo lo spazio per passare con la carrozzina, molto spesso gli scivoli che ci sono, quelli che ci sono, che possono essere funzionanti, sono occupati da altre auto. E la legislazione in merito ai parcheggi per le persone con disabilità la si evince dal codice della strada, che francamente non aiuta tutte le persone con disabilità, in quanto lascia a discrezione del sindaco di ogni città creare degli appositi parcheggi per questa persona. Quindi noi ci affidiamo alla sensibilità del sindaco di Taranto, di Ipazio Stefano, per trovare appunto la soluzione che abbiamo chiesto, insomma, di ripristinare i parcheggi per le persone, ripeto, disabili che non hanno la patente di guida. Cerchiamo dunque di dare diritto e dignità a chi vive in una maniera molto più difficile della nostra. E parliamo di randagismo. Qualche tempo fa in un nostro servizio una volontaria che si prende cura di alcuni cani che si trovavano a zona San Paolo fece un appello di adozione per una cagnolina di razza pitbull con i suoi cuccioli, dopo aver ricevuto più volte minacce da parte di alcuni cittadini. Grazie alla vostra sensibilità uno di questi cuccioli è stato già adottato qualche giorno fa. Ora Kelly purtroppo è stata spostata nel canile di Martina Franca con uno dei suoi cuccioli. I rimanenti, che si trovano in un terreno adiacente, soffrono molto l'assenza della madre, quindi la signora Anna rinnova l'appello affinché possano essere adottati e trovino il calore e l'affetto di una famiglia. Per contattarla potete chiamare al numero 339 81 23 814. Una notizia: l'assessore all'attuazione del programma Lucio Pierri si è dimesso, abbandonando così di fatto la giunta Stefano, motivazione che ha scaturito le dimissioni, il sì del sindaco al raddoppio della centrale ENI, a cui proprio l'assessore Pierri più volte si era ribellato. E ora parliamo di un'iniziativa del Fondo Ambiente Italiano, unitamente al Comune di Taranto, per valorizzare Piazza Fontana. Si prova a rievocare la piazza di un tempo, centro nevralgico. Si prova a rievocare la piazza di un tempo, centro nevralgico di fiere e mercati, attraverso la classica visita guidata e il contemporaneo flash mob. Fai Festa la Piazza, evento di raccolta fondi del Fondo Ambiente Italiano, ha dedicato le sue attenzioni a Piazza Fontana nel borgo antico di Taranto. La fontana di questa piazza fu la più discussa della fine del secolo scorso, argomento di dibattito acceso tra chi avrebbe voluto salvaguardare e restaurare l'originale del 1861 di Cataldo De Florio e chi ha sostenuto il progetto moderno di Nicola Carrino, l'opera di acciaio inossidabile con al centro gli unici pezzi superstiti della fronte ottocentesca. Ora semplicemente si vorrebbe tentare di far ritornare ad essere importante chiassosa l'area circostante, come quando si chiamava Piazza Grande e Piazza Maggiore e si sentiva l'acqua zampillare. Quest'oggi siamo in Piazza Fontana, appunto Fai Festa alla Piazza, a Taranto si festeggiano queste giornate del Fai con una raccolta fondi che continuerà fino a questo tardo pomeriggio, prima serata, qui in Piazza Fontana. Vi invitiamo appunto a partecipare e, in quanto saranno possibili, effettuare delle visite guidate sia in piazza che all'interno della Torre dell'Orologio con l'esposizione Il Tempo del Mare e all'interno della Chiesa di Sant'Anna. Inoltre appunto è da elogiare l'impegno del FAI per quanto riguarda la tutela dei beni culturali e ambientali e sostenere attraverso delle donazioni la campagna appunto Aiutiamo l'Italia. Per quanto riguarda la Piazza Fontana, abbiamo scelto simbolicamente la Piazza Fontana come simbolo di rinascita della città e al tempo stesso abbiamo pensato che la piazza era necessariamente collegata a un discorso della tutela appunto dei beni come promosso dal FAI. E continuiamo con lo spettacolo. Il Teatro Padre Turoldo riapre i battenti e lo fa con uno spettacolo che induce a riflettere sulla condizione di tanti precari dei nostri tempi. Nuova stagione teatrale al via al Padre Turoldo,
il teatro si presenta in una veste nuova dopo diversi interventi di restauro e apre la nuova edizione con uno spettacolo che mette al centro uno dei problemi più preoccupanti di questo nostro tempo, la precarietà lavorativa. In scena le fatiche di Pedrolino, che precario a tempo determinato cerca di dare al proprio lavoro un'importanza centrale. Da qui si parte per interrogarsi su mille contraddizioni della nostra società e sul vero significato di un'occupazione ai tempi moderni. E così le ambizioni e i sogni si intrecciano con le difficoltà delle esperienze reali e con temi spinosi come quello della schiavitù e dello sfruttamento, che solo in apparenza sono lontani da noi. Tra le domande che scaturiscono naturalmente dalla visione dello spettacolo, la seguente: qual è, se c'è, l'equilibrio tra il desiderio di fare il proprio mestiere nel migliore dei modi, anche in nome della dignità personale, e il rischio di cadere nella trappola di chi tira i fili e rende il lavoratore complice di meccanismi inaccettabili? Insomma, una serata a teatro non per ridere ma per riflettere su quel gruppo sempre più affollato di persone che vive un disagio, a volte senza trovare il coraggio di esprimerlo. La replica dello spettacolo questa sera alle 21. Uno spettacolo nelle forme, nei colori, ma anche nei prezzi al Chiarelli Center. Spettacolo. Spettacolo sono le nuove collezioni di arredo che abbiamo rinnovato. Abbiamo le meravigliose miscucine, le camerette Stelle Monelle, la nuova collezione di Dorelan, la nuova collezione Caligaris, la sparra arredo. Abbiamo rinnovato tutte le collezioni ed è uno spettacolo ammirarle. Spettacolo anche per i prezzi. In occasione del rinnovo di questa meravigliosa esposizione di tutti questi prestigiosi marchi, le aziende fornitrici ci hanno concesso la possibilità di fare per 3 giorni questo evento, dove riusciamo a vendere al pubblico a prezzo di costo, allo sconto che abitualmente facciamo del 35-40%, abbiamo avuto l'opportunità dai nostri dalle industrie fornitrici italiane ed estere di un ulteriore sconto dal 10 al 30%. È davvero meraviglioso poter offrire al nostro cliente, che già quotidianamente ci dà il conforto e ci fa i complimenti quotidianamente su quello che acquista dal nostro centro arredamenti Chiarelli Center. È spettacolo anche la possibilità di poter arredare delle case molto belle e avere quotidianamente i complimenti dai nostri clienti. Possiamo già anticipare un nuovo evento di questo genere per i prossimi tempi? Sì, diciamo che l'evento noi lo ripeteremo periodicamente, chiederemo questo sforzo periodicamente ai nostri fornitori, che non avranno, specialmente in questo momento di congiuntura mondiale, non avranno problemi a potercela far ripetere. Bene, termina qui questa edizione della nostra pagina e del nostro TG dedicato alla cronaca, ma restate con noi perché fra qualche istante c'è lo sport, ovviamente focus della giornata, la partita del Taranto contro la Pro Vercelli. A fra poco e grazie per essere stati con noi.